Parliamo del tempo che passa e della possibilità di poterlo dominare. In che modo? Guardate cosa ho fatto. Ho preso le carte e le ho separate fra nere e rosse. Le carte nere tutte da una parte e le carte rosse tutte dall'altra. Bene. E sarà grazie a questa clessidra, la nostra macchina del tempo, che riusciremo a controllare tutta una serie di azioni che io adesso andrò a compiere. E man mano che queste azioni avranno luogo, questa clessidra le scandirà, le segnalerà, le bloccherà nel tempo. Bene, cominciamo. Man mano che il tempo fluisce e passa, ecco la prima azione. Prendo le carte e le mescolo così da distruggere la separazione che ho creato fra rosse e nere. Ok. Così. Seconda azione importante. Prendo le carte e le mescolo in questa maniera, un po' di faccia e un po' di dorso. È chiaro che per effetto di questo miscuglio avremo ottenuto di avere le carte faccia contro faccia, dorso contro dorso, il caos, insomma, è totale. Bene, ora attenzione, vedete questa carta? Il 3 di fiori. La prendo, la metto al centro del mazzo, così, e a questo punto fermo il tempo. E comincio a farlo scorrere, fluire al contrario. Bene, ora attenzione, perché man mano che il tempo fluisce e scorre al contrario, guardate cosa succede. Che la carta che mi avete visto mettere al centro del mazzo, ovviamente, torna in cima, il 3 di fiori torna in cima al mazzo. Ma c'è di più, man mano che il tempo fluisce e scorre al contrario, le carte tornano tutte nuovamente nello stesso verso. Ricorderete che le avevo mischiate faccia contro dorso. Ma c'è di più, man mano che il tempo fluisce e scorre al contrario, ecco che le carte tornano a essere nuovamente separate, le nere dalle rosse. E c'è ancora dell'altro. A questo punto siamo tutti 2 minuti più giovani.